Salve ragazzi! Quella che sto per raccontarvi è l'epica e demenziale storia di Pier Ugo e i suoi amici. Ma se non sapete di chi stia parlando, vi consiglio di andare a guardare la prima serie, composta da 25 brevi episodi, che racconta le origini di questi strambi personaggi. Ma se siete pigri come un bradipo narcotizzato, eccoli sintetizzati in poche parole. Pier Ugo è il protagonista della storia. All'inizio era un barbone nullatenente, ma grazie al suo coraggio, al suo altruismo e alla sua determinazione si è fatto un gruppo di amici ed è diventato un eroe. Spesso dimostra di essere un po' tonto, ma sporadicamente è capace di avere idee veramente brillanti. È un abile spadaccino, è esperto nella disciplina del karatechismo e grazie al genio che esaudisce tutti i suoi desideri ha recentemente acquisito il potere di teletrasportarsi. Domenico è un selvaggio che prima di incontrare Pier Ugo si chiamava Calcedonio Sigismondi e viveva libero nella foresta. Al contrario di Pier Ugo non è per nulla coraggioso e intraprendente, però è sicuramente più intelligente e con i piedi per terra, ma anche un po' smemorato. Per via della sua giovinezza passata a farsi le bombe, è armato di lancia ed è un discreto tiratore. Inoltre ha il potere di trasformarsi nel mandrillo wolfo villoso, aumentando forza e agilità, ma acquisendo anche degli istinti sessuali ipersviluppati, soprattutto rivolti verso animaletti pelosi come cani, gatti, conigli e furetti. Prima di diventare amico di Pier Ugo, mangiava solo banane e testicoli di scimmia frullati. Lodovico ha conosciuto Pier Ugo per caso mentre dava la caccia all'essere bestiale che poi si è rivelato essere Domenico. È molto avventuroso e il coraggio non gli manca, e da quando è diventato amico di Pier Ugo gli ha promesso che l'avrebbe sempre seguito. In tasca ha sempre con sé dei fogli spiegazzati per farsi i cappellini di carta che gli piacciono tanto, e ha una voce nasale anche se non ha il naso. Ehi, non è vero! È armato di mazza e scudo di bronzo, ma a causa di una maledizione di cui è vittima possiede anche il peto dal fetore fatale. Per questo motivo porta sempre con sé una scatola di fagioli messicani Tormiento del Sud, in caso di bisogno. È allergico ai fiori e Ubaldo Porcelli da Stercoleto è uno dei suoi idoli. Orazio è un ingenuo cicciottello, bonaccione, solitario e senza amici, forse perché ha una parlantina irritante. La sua specialità è non sapere mai niente, e prima di Pier Ugo l'unica cosa che sapeva fare era recitare a memoria gli ingredienti delle merendine. Ma ora può trasformarsi in una mega palla, aumentando forza, resistenza e rimbalzosità. Il suo cibo preferito è la brioche con la Nutella. Il genio. Imprigionato in una lampada per circa un millennio, viene liberato da Pier Ugo, al quale concede un desiderio. Il giovane però riesce a strappargliene 100, così da quel giorno è costretto a stare al suo fianco. E la cosa sembra non piacergli affatto, per questo è abbastanza scontroso e sembra non vedere l'ora di liberarsi da questo legame forzato, anche perché è dovuto a una sua leggerezza. Infatti cerca sempre di proporre a Pier Ugo dei desideri da consumare, come ad esempio cambiare tutti i nomi strani dei personaggi. Pier Ugo ovviamente non ci casca mai e non spreca desideri per le cose inutili. Vabbè, più o meno. Molto bene, e ora che ve li ho presentati, possiamo cominciare. Come abbiamo visto alla fine della prima stagione, Pier Ugo si è dimenticato dei suoi pupazzetti tarocchi cinesi dell'uomo e della donna tigre. Così ha deciso di spingersi fino all'inferno per chiedere ad Adelfo dove siano. Questa malsana idea che ti è venuta di andare all'inferno mi inquieta. Già, nemmeno io credo che sia una buona idea. Ma su via, che sarà mai? Vado, chiedo ad Adelfo dove ha messo i miei pupazzetti e torno. Non ci metterò tanto. Ma, perché non riesco a teletrasportarmi? Genio! Sei cretino? Come cazzo puoi pretendere di poterti teletrasportare all'inferno? I vivi non possono andare nell'aldilà. Pensavo che i tuoi poteri non avessero limiti. Già, ma concedimi perlomeno i limiti dimensionali, per non parlare di quelli della decenza. Insomma, mi stai dicendo che non potrò mai andare all'inferno? Nemmeno se lo esprimo come desiderio? Beh, potresti pur sempre finirci nel modo classico, cioè passando in maniera peccaminosa il resto della tua vita. Tipo mangiando spesso nei fast food, guardando i reality show in TV e non raccogliendo la cacca del cane quando vado al parco? È una roba del genere. Ma adesso che ci penso, forse qualcosa per te la posso fare. Ti propongo un accordo.
ti darò la possibilità di fare ciò che nessuno ha mai fatto, di sfondare le barriere della logicità e di superare il punto dove non avresti mai nemmeno lontanamente anche solo sognato di avvicinarti. Ma ti costerà tutti i tuoi desideri restanti. Cosa? Scordatelo, bello, mai nella vita. Guarda che quello che ti offro li vale tutti. È un'occasione unica, super sbalorditiva, assolutamente inconcepibile. Questo lo dici tu, ma se mi ciucciassi tutti i desideri e poi invece si rivelasse una stronzata? No, non mi fido. E va bene, allora solo 10. Ti offrirò la possibilità di superare ogni limite immaginabile al prezzo di soli 10 miseri, inutili, luridi e stramaledetti desideri. Preparati, Pierugo, perché ti farò incontrare Dio. Cosa? Oh! Sì, Dio, il creatore di tutto l'universo. Solo lui può decidere se potrai attraversare da vivo l'aldilà e grazie a me potrai incontrarlo e chiederglielo direttamente. Che figata! Accetto, andiamo subito, sono pronto. Ti lascio qui, Pierugo, non mi è concesso proseguire oltre. E così il nostro fortunatissimo Pierugo stava per avere l'onore e il privilegio di incontrare Dio, l'onnipotente creatore dell'universo. Questo però, ovviamente, lo vedremo soltanto nella prossima entusiasmante puntata.